L'occhio della telecamera o le parole del cronista non ce la fanno a descrivere cosa realmente stanno provando Ghazal, Lian, Karam, il piccolissimo Kais ed altri bambini che si apprestano a vivere un'esperienza incredibile. Siamo a Beit Umar, tra Betlemme ed Hebron, in Cisgiordania, area B, quella sotto il controllo amministrativo palestinese e quello israeliano per la sicurezza. Robbie Bergman, ebreo americano trasferitosi in Israele, è l'organizzatore di questa fantastica gita, per certi aspetti quasi fuori legge, ma ricca di amore. Robby porta dei bambini palestinesi a vedere il mare per la prima volta nella loro vita. Rimangono affascinati, non riescono a credere che il mare sia così vasto e che non si possa vedere la fine. È meraviglioso far vivere a qualcuno un'esperienza che non ha mai vissuto prima. Robby in ogni viaggio supera difficili ostacoli come le misure di sicurezza imposte da Israele ai checkpoint. Ma tutto viene ripagato dai volti di questi bambini, desiderosi di toccare l'acqua del mare, di affondare i loro piedi, di tuffarsi tra le onde, anche se nessuno di loro sa cosa voglia dire nuotare. Il mare è pieno di gente allegra che si diverte, dice la piccola Lian, mentre Kais, di appena 2 anni, confuso tra emozione e felicità, riesce con difficoltà a dirci che non ha paura del mare. Sulle magliette che Robby ha distribuito ai bambini ci sono i simboli delle 3 religioni monoteiste come messaggio di integrazione. Bisogna fare ancora molto lavoro, è solo una questione culturale, non politica o di religione, ma culturale. Dobbiamo lavorare da entrambe le parti, c'è troppo odio tra ebrei e musulmani. Io provo a fare una mitzvah, una buona azione per i miei fratelli arabi, regalando a questi bambini un'esperienza che ricorderanno per sempre. Il compito più difficile per Robby sarà però quello di riportare a casa i piccoli palestinesi, di allontanarli dal mare che oggi hanno conosciuto per la prima volta e che non vorrebbero mai più lasciare.